Siamo a Mestre, al Parco Albanese, e parliamo del progetto Lo Scoiattolo a Mestre, un progetto scientifico curato dal Museo di Storia Naturale di Venezia, che ha come obiettivo lo studio, la consistenza e la distribuzione di questo animale nella terraferma veneziana. Tutti noi conosciamo lo scoiattolo come un tipico abitante delle montagne. Nell'ultimo trentennio però questo animale, con un fenomeno invasivo, ha occupato gran parte della regione, sia nella parte collinare che nella parte planiziale, arrivando fino alle coste e occupando anche molte città del Veneto. Il monitoraggio degli scoiattoli prevede l'utilizzo di strumenti moderni come questa fototrappola, uno strumento scientifico che può essere utilizzato in modalità video o in modalità foto, che serve a rilevare la presenza di animali sia di giorno che di notte e viene collocata in posti particolarmente strategici. Sorprendentemente, gli scoiattoli hanno occupato la città di Mestre. Attualmente vivono soprattutto nei parchi urbani, ad esempio questo è un tipico posto che ospita una piccola popolazione di scoiattolo che può trovare alimento soprattutto nelle piante che producono semi e frutti. Ma lo scoiattolo frequenta moltissimo anche i giardini delle abitazioni urbane, ad esempio qui alle nostre spalle vediamo un giardino privato con un albero di cachi, un albero di fico e quindi frutta che può essere utilissima per l'alimentazione di questo animale. Chiediamo ai cittadini di inviarci le loro segnalazioni di scoiattolo, possibilmente corredate di un'immagine, di una foto, di un video. Questi dati sono molto utili perché una volta verificati vengono inseriti in un database che poi dovrà confluire in una carta distributiva. Le foto e i filmati ci danno anche delle informazioni supplementari sui comportamenti dello scoiattolo, sulla sua ecologia, sugli orari in cui si muove, su ciò che mangia e sui possibili pericoli. Inoltre questo monitoraggio è particolarmente importante perché potenzialmente è possibile segnalare la presenza di scoiattoli alloctoni come lo scoiattolo grigio, animali che sono particolarmente dannosi in quanto competitori dello scoiattolo europeo. Vogliamo ringraziare quindi tutti i cittadini che ci hanno inviato questi dati e sollecitarli a continuare in questo monitoraggio, perché questo tipo di ricerca, la collaborazione con i cittadini è veramente indispensabile. Potete trovare tutte le informazioni, i contatti e gli aggiornamenti su questa ricerca nel sito del Museo di Storia Naturale.